allora Luigi, qual è il contenuto di questa fiaba? È una fiaba per bambini o attraverso i bambini vogliamo arrivare anche ai grandi? No, attraverso i bambini vogliamo arrivare anche ai grandi. La favola si intitola Tutta la vita. Ha come protagonista un bambino, Gennaro, che rimane sepolto perché c'è stato un terremoto, è sepolto sotto le macerie. Ecco il motivo per cui qua, insomma, è sempre bella piena, lo scaffale delle fiabe è quanto di più gli hai potuto dedicare. Ha pertinenze con il locale, c'è qualcosa di autobiografico dentro in questa fiaba? Questa fiaba ce l'avevo nel cuore da 30 anni, perché io ho sempre avuto, come penso milioni di italiani, Alfredino, il bambino che del Pozzo, morì a Vermicino. Ho voluto raccontare questa fiaba anche per ricordare i bambini di San Giuliano, in Puglia, che morirono. Ma è una fiaba che farà piangere i bambini o li farà sorridere o dovranno meditare poi un po' di tempo per poterne avere i risultati? No, è una fiaba che deve dare invece forza, voglia di non dimenticare, però nello stesso tempo attraverso questa memoria che deve rimanere in tutti noi ci deve essere anche la forza di reagire. Questa forza di reagire deve colpire gli adulti, soprattutto quelli che hanno capacità decisionali e quindi devono, adesso mi viene in mente, i problemi delle scuole. Lo stesso Premier Renzi ha stanziato soldi, ha detto che stanziava soldi per le scuole. E quindi questa fiaba è questo che vuole ricordare, questa, la memoria di questi bambini, e da questa memoria noi dobbiamo partire per la capacità di rialzarsi, mai fermarsi, leccarsi le ferite e andare avanti. Luigi, avremo il piacere di vederla confezionata, non dico in maniera pepe come in questo caso qua, ma in un monumento che potrà essere adottato dalle scuole, visto che anche tu ti piace dedicarti a questo tipo di didattica. Queste spero sicuramente che sarà l'editore centrale a realizzare il testo. Abbiamo spazio per poter aggiungere delle illustrazioni, delle figure, delle cose, assaggi, un piccolo fondo di artisti di un eventuale istituto d'arte o un artista locale a te di tuo piacimento che ci possa illustrarlo un po', perché capisci benissimo che in un mondo di immagini mettere tra le mani un libro tutto scritto senza raffigurazioni potrebbe essere un poco pesantissimo. Da immagini a ancora grazie e complimenti. Avvocato, buongiorno, ben trovato. Non fermare. Avvocato, buongiorno, ben trovato. Tu si può promettere da Luigi. Parlo il vivo.